tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Presentato il piano degli investimenti per le nuove scogliere, costo dell'operazione 650.000 euro. Calano le temperature nelle Marche, in arrivo vento e neve. I lavori al Lido sono ancora fermi, sale il malumore di residenti e commercianti. La giornata delle Marche, al Teatro Rossini di Pesaro, tante le personalità premiate, tra cui anche l'atleta centenario. Corso Garibaldi, gremito di gente a Fossombrone per la cerimonia inaugurale del Magico Natale. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Sul canale 17 c'è Occhio alla Notizia. Questa mattina nella sala del comune di Fano è stato presentato il piano degli investimenti per la realizzazione delle nuove scogliere a Sassonia. Tutti i particolari nel servizio di Lino Balestra. La Regione Marche ha approvato recentemente il piano di difesa della costa per un totale spalmato su 10 anni di 290 milioni di euro di investimenti, 45 dei quali andranno a difesa della costa fanese. Fano, nella poco rassicurante classifica regionale degli interventi da effettuare, è piazzata seconda per importo assegnato. Prima di lei c'è Porto Recanati, che come Fano anche recentemente è stata devastata dalle mareggiate, con strutture e arenile spazzato via dalla furia del mare. A Fano questa mattina è stato presentato congiuntamente da amministrazione comunale, vertici regionali, RFI, l'approvazione del primo stralcio di interventi per scogliere da realizzare a Fano. 6 scogliere andranno a difendere il tratto di costa a sud della foce del Metauro, dove non ci sono al momento concessioni balneari o strutture ricettive, se non una sola appena lambita dall'intervento, ma la ferrovia che lambisce la costa. Nel tempo però, ci hanno detto in conferenza stampa i funzionari regionali, queste opere, che verranno realizzate più a largo di quelle a sfioro esistenti ora, creeranno nuovo arenile e quindi in prospettiva futura si apriranno nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico. Un risultato, questo raggiunto, per nulla scontato, ha sottolineato Renato Claudio Minardi, che arriva a conclusione di un lavoro corale di equip iniziato diversi mesi or sono. Questo primo intervento, che va a seguire agli interventi di difesa della costa nella zona di Sassonia, credo che sia un investimento importante e credo che sia anche la giusta attenzione che la Regione ha nei confronti del comune di Fano e del nord delle Marche. Un tratto di costa interessato dai lavori di 1,3 km, dove verranno posizionate 4 scogliere lunghe 160 metri e 2 da 200 metri, utilizzando anche materiale già presente sulle scogliere soffolte a ridosso della massicciata. Stiamo parlando inizialmente della realizzazione di 6 o 7 setti, considerato anche il ribasso, a proteggere quel tratto di costa, quello di Metauriglia, che in futuro potrà essere anche sfruttabile dal punto di vista turistico e quindi migliorato. Un parte di territorio a cui noi teniamo molto. Oggi iniziamo un percorso. I percorsi, purtroppo, quando si parla di scogliere, sono percorsi lunghi, perché le scogliere costano. E dunque iniziamo un percorso che ci servirà da qui a qualche anno, almeno noi questo vogliamo, difendere tutta Metauriglia dall'erosione del mare. Per la parte nord della Sassonia, deturpata dalle mareggiate, tempi più brevi. Il 13 del mese in corso scade il bando da 650.000 euro per la realizzazione del setto di scogliera davanti a Bagni Maurizio. Il 18 si aprono le buste e quindi l'appalto assegnato, ma per il restante tratto invece si confida in una strenna natalizia. E neve e vento forte sono previsti per giovedì e venerdì nelle Marche. Il calo delle temperature porterà la prima neve anche ad Urbino, ma per tutti gli aggiornamenti, come facciamo spesso in questi casi, ci colleghiamo con Francesco Cangiotti, che è il curatore di un sito, tra l'altro molto seguito, geometeo.it. Buonasera Cangiotti. Allora,
Sì, buonasera. Dunque, qual è la situazione del tempo da qui alle prossime 24-48 ore? Ma diciamo che già nella giornata di oggi è affluita una prima parte di aria fredda che appunto ha fatto diminuire rispetto ai giorni scorsi le temperature, e anche diciamo queste ore con il cielo sereno contribuiranno a raffreddare ulteriormente soprattutto i settori diciamo interni del nostro territorio. Nella giornata di domani arriverà una nuova perturbazione di origine artica che appunto a partire dalla tarda mattinata determinerà un aumento della nuvolosità che sarà accompagnata a delle precipitazioni che, viste proprio le basse temperature e l'ulteriore afflusso di aria fredda in arrivo, potranno favorire la caduta della prima neve anche a quote collinari. E quindi ci attendiamo dei fiocchi a partire dai 300-400 metri di quota, quindi come dicevate anche voi, si potrà vedere la neve ad Urbino e un po' anche su tutte le aree diciamo collinari dell'entroterra pesarese. Un po' meno colpita sarà la parte centro-meridionale della regione, dove anche lì tuttavia si potrà verificare qualche fenomeno soprattutto sui settori interni. Oh, l'altro sì, prego Fisca. Ecco, dicevo, questo sarà uno dei due peggioramenti, perché poi nel corso della giornata di domani, nella serata, il tempo andrà via via migliorando, mentre poi dal pomeriggio di venerdì arriverà un secondo impulso che appunto sarà preceduto inizialmente da delle correnti un po' più miti dai quadranti sud-occidentali, quindi nella mattinata di venerdì, mattinata e primo pomeriggio di venerdì le temperature tenderanno temporaneamente a rialzarsi, mentre poi dalla serata di venerdì, con l'ingresso dell'aria più fredda, i valori torneranno nuovamente a scendere e questo calo termico sarà accompagnato appunto da un peggioramento abbastanza diffuso, con delle precipitazioni localmente anche di moderata intensità che potranno via via nuovamente assumere carattere nevoso a quote alto collinari appenniniche, quindi a partire dagli 800-1000 metri. Oh, l'altro protagonista invece, dicevo, di questi due giorni sarà il forte vento. Sì, ecco, nella giornata di domani tuttavia i venti non risulteranno particolarmente intensi, avremo una ventilazione moderata dai quadranti nord-occidentali ma senza particolari punte. Invece nella giornata di venerdì, appunto come dicevo, soprattutto nella mattina, nelle ore del pomeriggio, avremo questo richiamo di libeccio da sud-ovest abbastanza forte, che appunto potrà far registrare delle raffiche anche attorno agli 80-100 km orari, in particolare sui settori appenninici. Ecco, mi pare un po' prematuro, ma comunque la domanda gliela faccio, anche perché se la staranno ponendo anche i nostri amici telespettatori a casa. Per il Natale possiamo già prevedere, anticipare un po' quale sarà l'andamento, anche se non la previsione al 90%, insomma. Ma ecco, diciamo che dopo questa parentesi, diciamo, dai connotati più invernali, che appunto ci accompagnerà fino alla giornata di sabato, la prossima settimana sicuramente vedrà una rimonta dell'alta pressione con correnti più miti e temperate che appunto riporteranno i valori oltre la media. E per il Natale le previsioni sono incerte, ma sembra proprio che tra Natale, Santo Stefano, insomma nei giorni a seguire, ci sia un nuovo calo delle temperature, ci sia un nuovo affondo freddo, ma è ancora diciamo prematuro, ecco. Va bene, grazie Francesco Cangiotti per questo aggiornamento meteo, e adesso invece andiamo a Senigallia per parlare del processo che è in corso. 8 sono le persone indagate per l'alluvione che c'è stata a Senigallia il 3 maggio del 2014, che provocò 4 morti e ingenti danni. Il GUP del Tribunale di Ancona, Francesca De Palma, ha rinviato a giudizio il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, e altre 7 persone, tra cui l'ex sindaco Luana Angeloni, il comandante dei vigili urbani e vari tecnici, 4 dirigenti pubblici. Il dibattimento si aprirà davanti al collegio il 6 ottobre del 2020, a 6 anni di distanza dai fatti. Le accuse, a vario titolo, sono di omicidio colposo plurimo, inondazione, lesioni, abuso di ufficio, omissione di atti d'ufficio e falso ideologico. Nessuno degli imputati ha fatto richiesta
di riti alternativi, scegliendo il procedimento ordinario. Sono 390 le parti civili. Vogliamo che da qui in avanti venga fuori la verità, quella che non è emersa in questi lunghi anni di indagine, perché sono passati quasi 5 anni, ha detto il sindaco Mangialardi. Il cantiere è fermo al Lido di Fano ormai da troppo tempo, almeno secondo e per i gusti dei residenti e dei commercianti. Il cantiere aperto di Piazzale Amendola al Lido per la creazione della vasca di raccolta delle acque piovane, che dovrebbe risolvere, ci si augura definitivamente, l'eterno problema degli allagamenti del sottopasso e di tutta l'area alle prime piogge un po' più intense del normale, procede a singhiozzo. Un po' si vedono macchine operare, poi settimane di inattività, poi qualcosa si muove e ora nuovamente macchine ferme. Dalla riapertura dello scavo a fine stagione turistica è stato più o meno così. Non è che si siano visti progressi eclatanti e la ripresa dei lavori con fine termine entro Natale, il 20 dicembre precisamente come recita la cartellonistica, annunciata dall'amministrazione comunale, diventa sempre di più una chimera. A darci lo spunto per queste considerazioni le incalzanti e continue rimostranze dei residenti ed operatori commerciali della zona. Prima quelli lungo Viale Cairoli ed ora, da qualche settimana, quelli del Civico 149, lo stabile di nuovissima realizzazione proprio a ridosso del cantiere, con giardini e finestre, vista scavo. Il perdurare del cantiere e soprattutto la sua inattività crea, ci dicono, una serie infinita di disagi, oltre a crearci sconcerto per il poco edificante spettacolo di desolazione che un cantiere inattivo dà a tutta la zona, comunque frequentata anche in questo periodo da turisti e residenti. Quando piove si forma una fanghiglia melmosa e scivolosa che siamo costretti ad attraversare per entrare nel portone di casa, dicono, e che inevitabilmente ci portiamo dentro casa. E poi il vento. Questi giorni di forti raffiche, alte, dense nuvole di polvere e calcinacci hanno invaso l'abitato e anche l'interno degli appartamenti e sporcato piante, giardini e allestimenti natalizi, ci dice una residente che forzatamente sentiamo al telefono perché febbricitante, ma che volentieri avrebbe fatto sentire la sua voce, la quale chiede a chi di dovere ora a quando la fine di tutto questo. E l'ufficio viabilità del Comune di Fano fa sapere che domani, siamo a giovedì, domani alle 9 del mattino, il tratto di via Papiria che va dall'incrocio a lato del campo d'aviazione in direzione Tre Ponti verrà chiuso al traffico per permettere alcuni lavori a Enel S.p.A. L'operazione dovrebbe essere di breve durata, circa 10 minuti, pertanto potrebbero verificarsi delle code o rallentamenti al traffico. Trattandosi di una interruzione breve, non sono stati previsti percorsi stradali alternativi. A Pesaro è stata celebrata la giornata dell'orgoglio marchigiano, la festa delle Marche, consegnata alla l'onorificenza, il picchio d'oro, al tenore Andrea Bocelli, che però non era presente. Francesco Salvago. Istituita con legge 26/2005, è stata festeggiata la 15ª giornata delle Marche a Pesaro, celebrata ogni 10 dicembre di ogni anno. Una data proposta allora dalle 42 associazioni di emigrati in Argentina, simbolica non solo per i marchigiani, è il giorno in cui le Nazioni Unite festeggiano la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. La celebrazione delle Marche è iniziata con un forte richiamo ricordando Liliana Segre, senatrice a vita, superstite dell'Olocausto e testimone attiva della Shoah italiana. Profondo il suo legame con Pesaro, città dalla quale ricevette la sua prima cittadinanza onoraria. L'attuale primo cittadino, Matteo Ricci, in un simbolico collegamento con quanto avveniva nella città natale di Gioacchino Rossini, era a Milano, insieme ad altri 400 sindaci marchigiani, a marciare in solidarietà con la senatrice Segre, ancora oggetto di campagne d'odio. La manifestazione è proseguita con il conferimento delle tradizionali onorificenze assegnate. Il picchio d'oro è andato al tenore Andrea Bocelli per la dedizione alla rinascita delle zone terremotate marchigiane. L'impegno in questo territorio è stato logico, è stata la cosa più
credo bella che abbiamo fatto da quando la fondazione è nata. Abbiamo cominciato a lavorare in Haiti, poi il ritorno in Italia. Ritorno in Italia nelle aree colpite dal terremoto, ma con un progetto non dedicato all'emergenza ma dedicato al futuro. Queste persone devono stare lì. Queste persone devono stare lì, noi ci staremo con loro, dobbiamo agire, tutti dobbiamo agire. I premi speciali sono stati assegnati alle ricorrenze di due fondazioni, a Gianfranco Mariotti, ideatore e presidente onorario del ROF, e Walter Scavolini, imprenditore per i 40 anni del Rossini Opera Festival. I premi inoltre sono stati consegnati a Marco Morbidelli per i 100 anni dell'azienda farmaceutica Angelini, medaglia d'oro invece a Giuseppe Ottaviani, pluricampione di atletica leggera. Impegno infine preso dal presidente della regione sulla ricostruzione delle zone terremotate. E sulla ricostruzione il paradosso è continuare ad avere tantissime risorse e vederle spendere piano piano. A oggi sono una settantina le opere pubbliche realizzate, più di 2.000 i progetti finanziati, parliamo di 500 milioni di euro da una parte, di una cifra importante dall'altra, però non è tutto quello che potremmo esprimere. Prima di tutto per i cittadini delle Marche, non è giusto che si continui a operare con degli strumenti che sono quelli che usano gli altri comuni fuori dal cratere per quello che fanno tutti i giorni. L'avevamo già capito dopo un paio d'anni, insomma, diciamo, il primo anno è stato l'emergenza, il secondo si era capito, è un anno che combattiamo, più di un anno che combattiamo per questo, ancora la risposta non c'è stata, anche l'ultimo decreto ha dato qualche novità, qualche contributo, ma non va al cuore del problema. Noi ne abbiamo un bisogno straordinario per le persone, per l'economia. Il frammento di un proiettile della Seconda Guerra Mondiale è stato ritrovato in un campo agricolo a Bellocchi, di proprietà del comune di Fano. Il ritrovamento risale ai primi di dicembre, il residuato bellico si trovava vicino al cimitero di Rosciano e l'area è stata transennata fino all'arrivo, poco dopo le 11 di questa mattina, degli artificieri dell'esercito del Genio Ferrovieri di Castelmaggiore di Bologna, che l'hanno fatto brillare sul posto con una piccola carica esplosiva al plastico. Gli stessi artificieri che erano già intervenuti a Fano per far brillare una bomba di grosse dimensioni, ricorderete, ritrovata sulla spiaggia e poi fatta brillare in mare. Sul posto anche la polizia locale di Fano, coordinata dal comandante Annarita Montagna, ed un mezzo della Croce Rossa italiana. Al via il tesseramento per far parte dell'ente carnevalesca. Mentre in città si respira aria di Natale, l'ente carnevalesca di Fano si prepara con l'avvio del tesseramento 2020 che, oltre ad offrire la possibilità di dare supporto all'evento più importante della Regione Marche, darà la possibilità di accedere anche a grandi sconti e vantaggi. Ebbene sì, è partito il tesseramento 2020 per sostenere il Carnevale di Fano. Ci sono vari punti nella città in cui si può andare e sottoscrivere la tessera. Tutte le informazioni le trovate sul sito dell'ente carnevalesca, che è www.carnevaledifano.com, alla sezione tesseramento. Lì troverete sia i punti tesseramento che tutti i benefit che la tessera dà. E per primo direi, forse il più importante, l'ingresso al carnevale ad un euro e poi tanti altri benefit sia sulla città che in tutta la regione Marche. Chi acquisterà la tessera del Carnevale 2020 al costo di 10 euro, oltre al proprio contributo alla manifestazione, diventerà socio e potrà partecipare alle assemblee, esprimere il proprio parere e votare quando ce ne sarà bisogno. In più, chi acquisterà la tessera potrà entrare alle prossime sfilate del Carnevale di Fano, in programma il 9, 16 e 23 febbraio, spendendo solamente un euro. Ovviamente sono consultabili tutti sul sito, la sezione tesseramento, sia i punti vendita delle tessere, sia i punti dove ci sono dei benefit per i tesserati anche a carnevalesca. Ovviamente il Carnevale di Fano è la manifestazione più importante non solo della città di Fano ma della regione, ma sicuramente per i fanesi è una manifestazione che cresce con noi, quindi è anche un modo per sostenere quel sentimento carnevalesco che è intrinseco in tutti i fanesi. Il servizio era di Filippo Pucci e dopo aver parlato di carnevale, anche se siamo sotto Natale, adesso parliamo di Natale, dei preparativi. Il
Il Natale è la festa più amata dell'anno e forse anche la più sentita. In tutti i luoghi dove si festeggia questa ricorrenza, luminari di ogni forma e grandezza decorano le vie del centro e della periferia e in tutte le piazze principali compaiono grandi alberi di Natale e in alcuni paesi anche mercatini dove poter degustare cibi tipici, vin brûlé e acquistare oggetti fatti a mano da regalare ai propri amici e familiari. A Fano, così come in tutta Italia, il periodo natalizio inizia con le festività dell'Immacolata Concezione, giornata in cui la maggior parte dei cittadini si adoperano per l'addobbo dell'albero di Natale e fare il presepe decorando le proprie case. Signora, l'albero l'ha fatto? Certo. Come l'ha addobbato? Tutti i colori ci sono, perché gli addobbi sono veramente diversi, non è solo palline, diciamo, ci sono anche altri addobbi. I dolci, cosa avete pensato di fare per le festività natalizie? No, no, dolci proprio no, fatti in casa, dici, quelle cose no, lì? No, 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 no. Quelli si comprano, panettoni, pandoro, per carità, almeno quelli, visto che si fanno i cappelletti comunque. Le festività in famiglia? Sì, in famiglia. L'albero l'ha fatta, signora? Natale, sì, molto bello. Come l'ha addobbato? Anche il presepe. Come l'ha addobbato? Tutto azzurro e argento e le lucine tutte bianche. Invece i dolci cosa hai in mente di preparare? Tiramisù e panettone. L'ho addobbato con le stelle, con gli elfi. I colori utilizzati? Il Polo Nord, i colori, tutti i colori. Presepe? I colori. Il presepe ce n'ho uno piccolino di ceramica, ma io sono più affezionata all'albero. Come passerà queste feste natalizie? Andando in giro per le nostre belle città delle Marche. L'albero l'ho già fatto. Sì, sì, già fatto. Queste sono per le decorazioni. Il presepe ce n'ho uno piccolo già fatto, però per il simbolo. Come passerà le festività natalizie? Natale in casa con la famiglia e poi si vedrà. Con gli amici, così insomma, giochi, così, cene. In attesa della cena della vigilia, contraddistinta solitamente da un menù di pesce o tortellini, bollito o altre specialità locali, si inizia a pensare anche all'acquisto e all'ideazione del dolce fatto in casa. Quali sono i dolci più richiesti per le festività natalizie? Ma sotto Natale sicuramente i panettoni, i torroni, queste casette decorate sui cremini. Queste sono le specialità di Natale. Ci sono anche delle novità per quanto riguarda i torroni. Quest'anno la novità è cioccolato con croccante al caramello e burro di arachidi. Ogni anno c'è qualcosa di nuovo, quindi questa è la novità di quest'anno. Per esempio fichi nocci molto richiesto, quello al pistacchio di solito va a ruba, quindi la scelta c'è. Si può trovare ovviamente anche la torta del nonno. La torta del nonno, sì, per esempio, questa è una cosa che in molti negozi non si trova più. È una specialità, è la nostra famosissima pizza di Pasqua che per quanto sia pasquale facciamo tutto l'anno, quindi un sacco di cose si possono trovare. E tantissima gente ha partecipato domenica scorsa all'inaugurazione a Fossombrone del Magico Natale. Simona Zonghetti. Un tetto oro addobbato da decine di lanterne e un vero villaggio incantato che rende l'atmosfera unica e coinvolgente. È il centro storico di Fossombrone che ha alzato il sipario sul Magico Natale. L'evento che è in corso Garibaldi ospita due boschi degli Elfi, un luogo fantastico in cui incontrare un albero parlante che racconta favole, fiabe e storie e nel quale far visita alla casetta di Babbo Natale. In migliaia domenica scorsa hanno riempito il centro storico e assistito all'accensione dell'albero con musiche, danze e le magiche nevicate. Un evento fondamentale, Roberto, anche per far rivivere tutto il centro storico. Sicuramente sarà un mese intenso e spettacolare. Siamo nel fulcro della manifestazione con questo bellissimo albero di 2700 luci e queste 250 lanterne personalizzate fatte proprio per noi, con questi 60 negozi storici dove ognuno offre un qualcosa di particolare e sicuramente di qualità e sempre, come dicevo, un occhio al prezzo. Da
quest'anno siamo veramente soddisfatti, un evento che ogni anno sta crescendo. Vabbè, c'è da dire che Fossombrone è stata un po' la prima nel credere in questo tipo di effetti speciali, a sentire il Natale così in modo veramente forte, romantico, spirituale, chi più ne ha più ne metta. Quest'anno come novità abbiamo inserito un secondo bosco degli Elfi a Portafano. È un impegno veramente importante sia da parte degli organizzatori ma anche dei commercianti che veramente sostengono fortemente questa manifestazione. Come avete visto ci troviamo in un bellissimo corso con un cielo stellato, più di 250 lanterne, credo 50-60 alberi a fusto alto e tantissime tantissime presenze. Quest'anno è veramente pieno di persone, quindi ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti, la gente sta continuando ad arrivare, quindi buon Natale. Ed ora spazio al concorso riservato ai vostri presepi. Questo è il presepe di Susanna Parenti di Pesaro. Watch out. Fanny Magon. E questo invece è l'opera realizzata da Emanuela Eusepi. A Lucrezia di Cardoceto ha realizzato il suo presepe anche Elso Mancini. A Centinarola di Fano invece questa è la realizzazione di Paola Bartoli. Posa di fianco al suo presepe anche Noemi di Lucrezia di Cartoceto, così come Stefano e Paola invece hanno realizzato a Camminate di Fano il loro presepe. Alessandro e Sara. Questo è il nostro presepe. Bene, complimenti a tutti voi. Allora, come possiamo ben immaginare, questo fine settimana sarà dedicato all'albero per il ritardatario, ma non solo, e quindi anche al presepe. E vi invitiamo a inviarci le vostre fotografie, i vostri video di 30 secondi all'indirizzo presepi@fanotv.it. Il telegiornale è quasi finito, vi ricordo che lunedì ci sarà Primo Cittadino con il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci, e per intervenire vedete il cartello con i numeri di telefono. Tra poco due speciali, il primo dedicato alla partenza degli eventi natalizi a Fossombrone, di cui abbiamo visto un servizio poco fa, e poi il secondo sull'inaugurazione dell'ecocompattatore a Calcinelli di Colli al Metauro. L'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.